rapina a mano armata, sequestro di persona, ricettazione e detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono i reati che hanno portato all'arresto a vario titolo di 7 persone, 2 italiani e 5 stranieri, da parte dei carabinieri della Compagnia dell'Aquila. La prima operazione è stata eseguita a Cese di Preturo, frazione del capoluogo. L'operazione è partita da una chiamata di emergenza al 112 fatta da una donna che era appena stata rapinata nella sua abitazione. La sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile, attraverso i rilievi tecnici, è risalita ai 2 autori della rapina. Dopo averli rintracciati, i carabinieri hanno recuperato l'intera refurtiva che i 2 rapinatori avevano ceduto in cambio di droga a 2 albanesi, i quali sono stati arrestati per il reato di ricettazione. La seconda operazione, eseguita lungo la strada statale 615 Mausonia, ha consentito ai militari della stazione dei carabinieri dell'Aquila di arrestare altre 3 persone, un cittadino albanese e 2 macedoni, tutti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato all'interno dell'abitazione di uno dei 3 100 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 635 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, così come in casa degli altri 2, dove sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina e 350 euro in banconote di diverso taglio. La conoscenza delle informazioni delle persone che delinquono e l'individuazione delle loro collocazioni a livello temporale e spaziale in quel particolare momento. Quindi questo è stato determinante per individuare il soggetto e autore del reato, per formulare la prima ipotesi investigativa, che poi ha trovato riscontro grazie al riscontro di polizia giudiziaria che abbiamo effettuato nell'immediatezza. Tra noi abbiamo avuto delle segnalazioni di danneggiamenti nei giorni scorsi rispetto al discorso, soprattutto nella fattispecie di Cese di Preturo. Definirli Bronx credo che sia assolutamente non veritiero e confacente alla realtà. Di fatto noi poniamo particolare attenzione a progetto case di Cese di Preturo come agli altri progetti case presenti nell'ambito del territorio aquilano. Tutti sono meritevoli di attenzione e invitiamo tutti quanti i cittadini a comunicarci qualsiasi tipo di particolare, qualsiasi tipo di servizio o comunque di atto delinquenziale che possa essere posto in essere. Questo permetterà a noi di fare un'analisi ancora più approfondita e dare maggiori risposte e migliori risposte ai cittadini.